friend on me. Salve a tutti, carissimi. Oggi c'è la luce. Ebbene sì, perché le giornate si stanno allungando. Forse per quello, perché in realtà sono, come potete sentire dai campani, sono alle 6:15. Per cui mancano 12 minuti alla partenza del treno. Non è l'ultimo treno, ma ho un brusio qua sotto. Non fate quello che ho fatto io, che in realtà non andrebbe fatto. In pratica lo faccio e ciccio. Per cui appena vedo quasi 10 minuti, vuol dire che sono a rischio. Non è l'ultimo treno, ma quasi. Certo, sono stufo, ho attraversato giornata di mal di testa latente e quindi e fortunatamente non è scoppiato del tutto, ma insomma è stato un momento in cui ero un po' spossato, diciamo, che in cui sentivo questo fastidio e quindi comunque sono le 6:15 e adesso sto dando stazione, perché oggi, come ben sapete, essendo mercoledì, lo scorso mercoledì no, non è stato perché la mia compagna si era dovuta spostare il turno dalla mattina al pomeriggio, quindi non ha fatto. Però oggi, siccome invece stamattina diciamo ho fatto turno di mattina, oggi pomeriggio per chi mi segue yoga, per cui il secondo lavoro per il più presente, come dicevo al buon Salvo Mandarà, il buonissimo Salvo Mandarà, pace all'anima sua. Non so perché tutte le volte, anziché Ono, leggeva One, e tutte le volte leggiamo il commento di One Bandana. No, Ono, no One. One era pupazzetto, non so se ve lo ricordate, di Bim Bum Bam. One e Ono. Comunque oggi forse si vede un po' meglio, non so se si è intravisto. Però siccome sono di corsa, non è che posso la far perdere tanto tempo. Forse adesso si è visto un po' meglio. Sì, ovviamente sono 2 giorni quasi. Ma certo, sta marea meno qualcosa, non so quanto è. Magari dopo, quando arrivo in treno, ve lo dico. Adesso magari non perdiamo più tanto tempo, perché sono già passati 3 minuti e non vi ho detto ancora una cosa fondamentale da farsi, ovvero qual è? Iscriversi al canale. Quindi iscrivetevi subito al canale sotto, no, una volta iscritti a quel punto comparirà una campanellina, attivatela e poi dopo in descrizione ad ogni video in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni luogo. Come vedete oggi, insomma, oggi è la prima volta che, a meno che mi venga in mente, da quando è iniziato, o almeno negli ultimi periodi, in cui sostanzialmente torno a casa con un po' di luminosità. Questa di solito è la parte, diciamo, il giardino, una parte che di solito è sempre all'oscurità totale, in cui praticamente divento, in cui scompaio di solito mentre torno a casa. Ecco, oggi
oggi lo vedete in tutto, l'avete intravisto in tutto il suo splendore, perché comunque sì, perché dovevo correre un pochettino prima, volevo tornare a casa un pochettino prima, però siccome l'occhio c'è sempre qualche fresca, tipo non trovo il quinto microfono, che poi sarà utile venerdì, perché allora domani non sarò in presenza ma sarò in Smarties, per cui sarò un confettino di cioccolata. Però venerdì no, venerdì c'ho anche, diciamo, la predisposizione per un evento che avverrà, e per cui lo guardo un po' la corriera del mio collega, mio nuovo collega, brandizzato Eraclea, e non ve lo posso far vedere perché purtroppo vi farei vedere un sacco di altre persone, poi per via della privacy dovrei chiedere l'autorizzazione e poi devono firmare, devo trattare i dati, ste seghe qua, trovo la roba più fastidiosa dell'universo. Così come ieri durante il corso si è parlato anche di Crecotico, veramente si è visto anche dei, come si chiamano, magari se non cade meglio, dei siti da cui prendere musica in CC, abbrevio, e non con i carabinieri, ma in Caricom, che altro riflessione è quello che ho detto certe volte, cioè io posso capire, per esempio, autore semi sconosciuto, la serie, a te. Ma più che altro il discorso che facevo questa mattina, che io purtroppo penso sempre, ahimè, poco, però penso sempre, infatti non troppo arrivo anche tardi, perché purtroppo quando mi metto là a pensare faccio tipo sono come sono, canzone di Blue Vertigo, cioè se magari prendevi l'altro anziché per lo scritto è meglio, ovvero che quando sono fermo è perché penso, non esattamente in realtà faccio, ma vado più piano rispetto al solito, e quindi pensavo che uno, per esempio, come si chiama, l'abbonamento, chiamiamolo così, l'obolo alla Claudia, alla Caritas, vabbè, ciao, alla SIAE, lo pagherebbe anche, perché uno magari vuole, a parte che tra parentesi ci vorrebbe però dopo che la SIAE corrispondesse un qualcosa ai creatori di materiale audiovisivo, no? Ma facciamo finta, dove cazzo parte? Bassano, grrr. Era Bassano, sì. GR mi è sembrato aver letto. Dovrebbe essere sempre il 17. Porca troia, però è lo standard. Vabbè. No, perché volevo finire di parlare di questa roba, ma vabbè. E insomma, sì, comunque lui. E il fatto è che uno pagherebbe anche
cavolo, no, per essere nel giusto, tutto quanto, a parte, vabbè, questo è per dire, io ho la musica perché l'ho scaricata pagando, oppure ho comprato il CD, il singolo, quello che è. Non capisco perché poi, per di più, ogni volta che lo trasmetto devo continuare a pagare, se oltretutto io non ci guadagno niente. Io non ci guadagno, e che cazzo, è tutto pieno qua oggi. Vabbè, monto qua e va a fanciullo. Madonna, fa il caldo, pare Ferragosto. Io posso capire se certo, voglio dire, no, io non ci guadagno di sito, quindi non mi sto appropriando del tuo, del tuo. Pare che ho una pelliccia dietro, le stole. Posso capire sta roba? Almeno tocchi seduto qua. Ok. Cioè, tipo. Ricorda i gentili passeggeri. Vabbè, nel frattempo che non si ricorda robe, è obbligatorio indossare la mattina sta roba. A bordo treno, in modo da coprire integralmente. Dico, posso coprire sta roba, no? Che io io ti cito, non ci guadagno un cazzo, quindi non mi sto appropriando del tuo lavoro, non ci sto guadagnando sopra, perché cazzo non potrei utilizzarlo? Ecco, cosa che, vabbè, oltretutto per avere il tuo brano ho anche pagato. Vai a fare il giusto, ero io in ritardo. Bene, quindi l'ho preso anche per poco. Arriva, eh? Arriva subito. Volevo dirvi quanto era di... Sembrerebbe... Non ho detto che puntata oggi, che giorno è, oggi è il 3 marzo. Mi sono dimenticato di dirvi che puntata, che giorno era. Comunque oggi 3 marzo dovremmo essere quasi intorno ai meno 40, ovviamente su un medio mare preso alla punta della durata. Ecco perché è così. Perché dicevo, se io non ci guadagno un cazzo, no? Non capisco per quale motivo devo per forza spendere i soldi di SIAE per il resto. Ma mettiamo che sia questo. Mettiamo che sia anche questo. Io pagherei anche. Ma se fosse un prezzo ragionevole per una persona che non ci guadagna sopra e che soprattutto dice: guardate, la musica che sentite non è mia perché pago una licenza, eccetera eccetera. Il problema è ben peggiore, perché come vi ho già detto e forse vi ho fatto anche vedere in qualche puntata di Onorato, chissà, se non l'ho detto ve lo dico adesso, l'abbonamento per una web tv, quindi una cosa locale fatta da un privato in maniera senza introiti, quindi io faccio una web tv, io privato, non io azienda SRL, io azienda STA, ma io ho una bandana, fa una web tv in cui non ci guadagna nulla, quindi non ci vivo di questa roba. Sono, ebbene, tenetevi forte che non si ride forte ma si sta malissimo, sono 700 euro. Attenzione, lo ripeto perché sia chiaro, 700 euro. 700. Cioè significa che per i poveri io devo andare a lavorare un mese per la SIAE. Abbiate pazienza, per una cosa per cui non me ne viene niente. Cioè, perché questo è successo quando è stato
a suo tempo, nel 2013, che mi è arrivata, fra virgolette, la multa per colpa della fornace di... anzi, peggio, per colpa dell'Istituto Cinematografico Fornace, perché praticamente hanno fatto un controllo, hanno visto che c'erano video con l'audio coperto da diritto d'autore eccetera eccetera, fruibile dal sito, quindi non da YouTube ma dal sito, e praticamente mi hanno detto o paghi la licenza o ti arriva una menata che insomma ti veniamo a cavare via anche i denti. Morale della favola, 700 rotte euro di richiesta, che una volta l'ho pagato, una volta dopo ho detto vabbè senti, ti tolgo le cose per cui mi chiedi questa cifrona, così cavi per culo, e questo era il dito medio, ecco, insomma, oh, va bene, cioè, allora, mi chiedi 100 euro, faccio anche lo sforzo, mi chiedi 50 sarebbe meglio, ma me ne chiedi 700, tu sei fuori di testa, sei fuori di testa, ripeto, quando poi la differenza invece è se io invece prendo soldi da quella roba, sapete quanto è la licenza? Sui 1000 rotti, per cui quanto è di differenza? 300-400 euro, soltanto che io non ci pago un cazzo, cioè io a me non me ne viene niente, quindi per me è solo una spesa. Per chi invece ha un'azienda dietro, c'ha anche un introito, per cui magari da quella cosa non ne viene niente, però il suo lavoro non è che lo fa gratis. Se no era una Ollus, era un SPA, un SRL o quello che è. E poi di che stiamo parlando? Questo non va bene, ecco. Perché, cioè, come si combatte l'evasione, la violazione di diritti e roba? Facendo pagare una cosa giusta. Oppure, mettendosi la mano sul cuore, cioè, se tu, ok, tu ho una bandana, c'ha un introito, no. Se nemmeno omicidi, nemmeno un negozio, va a fanculo. Ma se tu hai una bandana, non c'è nessun introito e comunque mi cedi, quindi non ti stai approfittando del tuo del mio brano, della mia opera, ma comunque dici che non è tua, che discorso è? Cioè voglio dire, vabbè, questa è una visione mia. E mentre noi siamo arrivati in quel di Porto Marghera, e come vedete sono sul treno, direi che non ho nient'altro da dirvi, se non che finalmente, perché ho avuto dei problemi, sono riuscito finalmente a fare il palinsesto per lunedì 8, come vi ho detto, reinizia lunedì dopo fine. E quindi insomma siamo già pronti fortunatamente per questo importante evento, diciamo così. Che dire, con la porta che si chiude posso anche salutarvi a questo punto. Domani, vi ho già detto, sono in un coffettino, sono in Smarties, e quindi non ho nient'altro da aggiungere, se non che una cosa mi sono dimenticato: il 1° di marzo era il compleanno della grandissima Francesca, e non è quella famosa di Lucio Dalla, sì, Lucio Dalla, ho cambiato nome, perdonatemi, non Lucio Dalla, Lucio Battisti, perdonatemi, sono stanco e quindi sparo cazzate più del normale, ma Francesca lo sì. Non so nemmeno se mi segue, tanti auguri in ritardo, gliel'ho fatti di persona, gliel'ho detto, insomma, però volevo farne anche qua su questo canale, chissà se mi guardi, se non mi guardi ciccia, se mi guardi tanti auguri di ritardo, sì. E grandissimo, e sei grande il doppio, perché sopporti quel pazzoide di Tommaso Paciucci. E noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Pazzo, ma lo so, ti voglio bene.